Benvenuti a tutti, eccoci ritornati dopo le lunghe vacanze estive, spero le abbiate trascorse bene. Cominciamo quest'oggi con una modalità dolce perché presenteremo una torta. Oggi faremo assieme una cheesecake dove non sarà tanto l'indicazione di come realizzarla quanto la decorazione che andremo ad applicare, perché realizzeremo una vera e propria torta con delle rose. In questo caso saranno delle rose gialle perché utilizzeremo delle pesche, in questo caso pesche sciroppate che ci permetteranno proprio tramite questo sciroppo un po' zuccherino di poterle creare agevolmente. Questo perché ho letto tra i tanti messaggi che mi inviate c'è proprio la richiesta di una torta particolare da poter presentare, diciamo, in occasioni speciali, quindi in occasioni di compleanno o comunque sia, può essere anche un'idea regalo, quindi invece di portare un bouquet di fiori, porterete una bella torta piena di rose gialle. Allora, io direi prima di cominciare, ho piacere di dare un saluto ai presenti in diretta e poi partiamo con il nostro lavoretto. Allora, buonasera Roberto, ciao, benvenuto, ciao Roberta, come state? State bene? Un piacere leggervi, ciao Pino, Giovanna, buonasera. Allora, direi, cominciamo subito, sposto un attimo i messaggi, anche voi se volete avere lo schermo, diciamo, di visibilità piena, li trascinate sulla destra. Allora, partiamo nel preparare questa cheesecake. Il primo step in questo caso è l'utilizzo della gelatina, io ne uso veramente poca. Allora, partiamo dal presupposto che oggi faremo una tortina dimostrativa, quindi utilizzerò un coppapasta, quindi 10 cm di diametro, vi risulterà una tortina per 3 persone. Chiaramente nel caso di una torta di compleanno andrete ad utilizzare, adesso vi faccio vedere, proprio l'anello, diciamo, della tortiera, quindi andrete a raddoppiare le dosi che poi troverete scritte sopra il post. Allora, dicevamo, il primo step è quello di mettere in acqua un foglio di gelatina. Io ne uso veramente poca perché, diciamo, non è che particolarmente l'apprezzo, però il minimo ci serve per raddensare poi il nostro composto. Quindi mettiamo all'interno del bicchiere la gelatina e la lasciamo ammorbidire circa una decina di minuti, insomma, il tempo necessario. Ecco, la lasciamo qui e adesso spostiamo bene il telefono, perché sapete che io faccio tutto con il telefono. Vediamo se si vede bene il piano di lavoro. Sì, allora spostiamo le pesche che adesso non ci servono. Adesso procediamo con il prepararci la base della nostra torta. Allora, prendiamo un mixer, ci serviamo di un piccolo mixer e andiamo a inserire all'interno i biscotti. Allora, io utilizzo in questo caso 100 grammi di biscotti digestive, si dice, correggetemi se sbaglio. Quindi utilizzo questi qui perché secondo me sono, diciamo, la base tradizionale per tutte le cheesecake. Ovviamente potete anche decidere di sostituire il tipo di biscotto, quindi potreste ad esempio utilizzare un frollino al cacao oppure anche dei frollini normali, solo che in questo caso, invece che magari mettere il burro, come poi vedrete, potreste mettere ad esempio con i frollini al cacao della crema alla nocciola, oppure ancora, se utilizzate dei biscotti secchi, potreste inserire della crema di pistacchio, perché le creme, quindi la crema di nocciola, la crema di pistacchio, poi in frigo insieme alla base biscottata si raddensa e quindi vi funge esattamente come il burro. Quindi potete decidere anche di cambiare la versione della base. Questo perché siamo in diretta, quindi mi permetto di dare qualche suggerimento in più, insomma, qualche idea, qualche spunto. Allora, adesso ritorniamo alla nostra torta. Quindi 100 grammi di questi biscottini, andiamo a inserirli bene. Li sbricioliamo prima un pochino con le mani, perché la cosa importante per queste basi è che si crei veramente una farina di biscotto, perché se non viene tritato bene il tutto, rischiate poi, quando c'è il momento del taglio della torta, che si sbricioli un pochino. Invece noi la dobbiamo frullare molto bene. Quindi adesso chiudiamo il tutto e via che partiamo con il mixer. Di rumore, ovviamente, lo sapete, in cucina è così. Ok, direi che ci siamo. Quindi ecco qua. Adesso trasferiamo la nostra farina di biscotto su una terrina, versiamo
versiamo tutto, ecco così, cercando di non sporcare possibilmente, ecco qua. Poi andiamo a inserire 40 grammi di burro fuso. Ecco, in questo caso, come dicevamo prima, se volete cambiare il gusto della base, mettete appunto della crema di cioccolato, la Nutella oppure una crema di pistacchio, a seconda di come più vi aggrada e a seconda anche di che tipo poi di decorazione andrete a fare. Quindi adesso stemperiamo questo burro assieme al biscotto. E poi io ci aggiungo anche, se a voi piace la potete mettere un pochino di più, un pochino di meno, un pochino di cannella, secondo me dà sempre un po' di profumo piacevole, ok? E poi procediamo con sciogliere la gelatina, adesso già pronto il pentolino, ce la scaldiamo giusto un attimino con qualche goccina d'acqua. Ripeto, è giusto un foglio di gelatina, il minimo che ci serve per addensare il composto. In questo caso, su uno stampo, diciamo come il mio, che in questo caso è una tortina da tre persone, si può anche ometterla, però normalmente una torta da 20 centimetri, 20, 22, a seconda insomma, della dimensione che volete adottare, vi serve un po' di gelatina all'interno. Ok, allora adesso spostiamo da questa parte. Accendiamo, qui c'è la mia cocchettina, ecco qui, accendiamo un attimo l'induzione e andiamo a inserire il foglio di gelatina che nel frattempo si è ammorbidito, ok, prendiamo anche un cucchiaio, con qualche cucchiaiata d'acqua in modo proprio da scioglierla. Così intanto che si scioglie un secondino, ecco qua, mettiamo giusto un 3 cucchiaini, niente di più. Intanto che si scioglie, vediamo se riesco a leggere qualche messaggio. Allora, aspetta perché io... Ecco, ciao Francesco. Vediamo cosa mi scrive Francesco. Ciao, bellissimo. Allora, da Napoli. Albana, buonasera. Vediamo Roberto cosa mi scrive. Per mia figlia una volta ho usato la base di pan di stelle. Ma certo, assolutamente, viene molto, molto gradevole. Ecco qua, allora adesso si è sciolta, quindi spegniamo, la trasferisco giusto in una ciotolina per farla raffreddare. Allora bisognerebbe lasciarla raffreddare un pochino di più. Noi ovviamente adesso non abbiamo proprio tutto il tempo necessario perché siamo in diretta, quindi la inserirò un pochino tiepida, ma tante volte ve lo dico in velocità, lo faccio comunque. Allora trascino un attimo i messaggi, quindi la gelatina adesso è pronta, la nostra base anche. La spostiamo un attimo, adesso prepariamo la crema. Occhio, attenzione, guardate cosa vi tiro fuori, questo lo tengo come una reliquia, lo so che non è bello da vedersi, però mi è super adatto perché ha la base stretta ed è molto alto, quindi non fate caso alla tipologia, ma questo tipo di barattolino vi torna utile, diciamo, per montare, perché adesso noi lo monteremo con il mini pimmer. Allora, prendiamo la panna. Panna fresca, eccola qua, abbiamo 125 ml di panna fresca e la inseriamo subito all'interno. Ecco qua, adesso prendiamo un mini pimmer e facciamo nuovamente qualche rumorino. Montiamo il tutto. Si può fare anche con le cruste elettriche, però mi trovo bene anche con questo. Giusto un attimo che si raddensa. Ok, ci siamo. Bene, adesso andiamo ad aggiungere 50 grammi di zucchero, li versiamo all'interno, diamo ancora una piccola accensione. Vedete che comodo, ok? La mia reliquia in forma utile. Perfetto. Adesso inseriamo, dunque io inserisco del formaggio spalmabile. Ci sono anche delle cheesecake dove si possono fare con la ricotta comunque, solo che io resto sempre per la versione un pochino più tradizionale. Vedo che normalmente piace sempre molto, quindi continuo con le mie dosi.
Ok, ultimo giro. Ok, adesso si è praticamente. Perfetto. Adesso spattiamo un pochino così togliamo quello che resta all'interno. Fatto. Vedete, alla fine si sta veramente, veramente un attimo a preparare. Ok, adesso vado a inserire la gelatina, che oramai si sarà intiepidita a sufficienza. Ecco qua, la versiamo, mescoliamo il tutto e così il nostro composto adesso è praticamente pronto. Poi ci prepariamo un piatto, quindi si lavora direttamente sul piatto dove andremo ad appoggiare lo stampo. In questo caso io uso il coppapasta, voi utilizzerete l'anello della tortiera e si lavora direttamente sul piatto. Ecco qua, vediamo se trovo anche una spugnetta, magari sia portata di mano, che diamo una pulita al banco, visto che abbiamo fatto qualche briciolina. Ecco qua, teniamo tutto in ordine. Allora, piattino alla mano. Ora prendiamo lo stampo, direi di bagnare un pochino i bordi perché vado a inserire, vedete io ho tagliato una striscia di carta da forno perché mi servirà proprio da inserire all'interno in modo che poi riusciamo ad estrapolare la cheesecake in maniera molto molto facile. Bagno giusto un secondino lo stampo così mi si aderisce bene la carta, ecco qua. Adesso lo inseriamo piano piano, diamo un pochino la forma, con le mani lo cerchiamo di attaccarlo proprio ai bordini, stessa cosa lo farete voi sulla vostra tortiera, così poi vi viene proprio il bordo bello liscio, ok? Allora adesso andiamo a versare il composto che avevamo preparato, questa base biscottata, mettiamo tutto qua. All'interno, adesso facciamo così che lo facciamo in modo più celere, ecco così. Poi la cosa importante per creare una base ben strutturata è quella di fare una bella pressione. Allora, anche se magari non risulta particolarmente grazioso da vedere, però è molto utile, io utilizzo un batticarne, in buona sostanza, si può fare anche con cucchiaio, però il batticarne veramente mi permette di schiacciare bene in maniera uniforme, poi ruotandolo dà proprio l'uniformità alla base. Quindi il batticarne torna utile anche sulle torte. Ecco qua. Ok, adesso iniziamo a versarci la nostra crema. Dunque, possiamo decidere o di lasciarla, diciamo, tutta al naturale, oppure inserire a metà delle fettine di pesca, se la vogliamo fare appunto con le pesche come oggi, oppure se decidete di farle con qualche crema, ci mettete dentro una cucchiaiata di crema. Io oggi la lascio tutta al naturale perché comunque poi ci saranno tutte queste pesche sopra e di conseguenza abbiamo già un bel sapore. Ogni modo, appunto, a metà della cheesecake si può decidere di inserire pezzi di frutta, gocce di cioccolato, granelle di nocciole, granelle di pistacchi, tutto a seconda poi della base, della decorazione che andrete a fare sopra. Ecco qua. Adesso livelliamo tutto e si lascia in frigorifero giusto qualche ora. E poi si procede con la decorazione, il tempo necessario che anche la gelatina permetta di raddensare il composto. Ecco qui. Allora, adesso inseriamo nel frigo e vado a recuperare quella che ho preparato prima in modo che così la possiamo preparare assieme. Ecco qui, così vi faccio vedere. Eccoci. L'anello io l'ho tolto perché l'ho utilizzato prima, quindi adesso vado semplicemente a togliere piano piano questa carta forno che me l'ha protetta, vedete, vi viene
vi viene bella liscia e così si stacca il tutto in maniera molto facile. Adesso procediamo con la decorazione con queste rose. Allora, queste rose di pesca potremo utilizzarle non soltanto su una base cheesecake, ma vi può tornare utile come decorazione, ad esempio su qualche crostata. Potete decidere di riempire proprio tutta la crostata, oppure metterne qualcuna, oppure su dei muffin, ogni modo, in qualsiasi tipo di dolce, è una decorazione che vi può tornare utile. Allora, pesche, coltellino, prendiamo, vediamo se spostiamo magari un pochino così si vede forse un po' di più il piano di lavoro, ecco così. Allora, per quanto riguarda la scelta delle pesche, ci sono varie pesche, quelle un pochino più grandi, quelle un pochino più piccole. Io vi consiglio di cercare, diciamo, le pesche più grandi, perché così la fettina che andremo a tagliare è molto più grande ed è più facile poi arrotolarla. Si può fare anche con una pesca un po' più piccola, non succede nulla, solo che ci vuole un pochino di più manualità. Allora, adesso prendo anche una carta Scottex, che così poi asciughiamo l'eccesso, e procediamo con il taglio. Coltellino, prendiamo un coltellino così, quindi con una lama di questo genere, tagliamo magari la prima parte, lo utilizziamo poi se facciamo una macedonia, che così abbiamo le fette proprio un pochino più grandi, vediamo se riusciamo ad avvicinare. Allora, la cosa importante è fare delle fettine molto sottili. Con la mandolina non vi vengono facili, quindi vi consiglio proprio di farlo a mano. Allora, fettine sottili, dopo vi faccio vedere anche più o meno quanto, perché facendole sottili si riescono ad avvolgere con più facilità. Noi oggi utilizziamo le pesche, se guardate nella pagina c'è anche un post con una torta che ho fatto con delle mele rosse. In quel caso, allora, le mele le ho passate nel padellino con un po' di zucchero e limone in modo da creare una sorta di sciroppino, e anche con le mele si procede esattamente nello stesso modo, quindi se volete cambiare frutta si può fare anche così. Ok, allora più o meno con una mezza pesca vi vengono circa un 2 rose, giusto per avere anche qualche indicazione in più. Va bene, diciamo che adesso giusto ne facciamo magari 2, le altre ne ho anche già preparate così. Dunque, vi faccio vedere più o meno lo spessore di questo petalo, quindi molto molto sottili. Allora, la prima parte è quella di creare una sorta di cono, quindi si avvolge su se stessa la fettina. Vediamo, adesso mi scivola tra le mani perché devo farvela vedere. Vediamo se ci riesco. No, devo per forza appoggiarmi, altrimenti non ce la faccio. Quindi si arrotola su se stessa facendo una sorta di cono. La prima ovviamente non vi sta in piedi da sola e quindi la dovete sorreggere con le mani. Con la seconda si inizia a stabilizzare la forma. Quindi si avvolge nuovamente questo conetto che avete preparato. E continuiamo così, sovrapponendole una sopra l'altra, va bene? Proprio come voler creare una rosellina, no? I vari petali. Ovviamente anche qui la dimensione, più fettine di pesca mettete, più grandi vi diventano. Cercate di farle più o meno della stessa dimensione. Ecco, adesso l'abbiamo preparata, ve la faccio vedere, vediamo se si riesce a inquadrare. Ecco qua, più o meno, adesso sì, adesso scende perché l'ho inclinata. Comunque, morale della favola, una volta fatta la rosellina, la si lascia qui in parte, procediamo, ne facciamo giusto un'altra assieme, quindi ricominciamo. Arrotoliamo la prima fetta creando una sorta di cono. Chiaramente con lo sciroppino tendono a scivolarvi un pochino tra le mani, ma voi la prima la sorreggete, poi dopo piano piano arrotolandole si stabilizza la forma e vi viene più facile anche poi unirle. Poi vedrete che dopo la prima le altre vi vengono facili, quindi vedete in un attimo alla fine si preparano. E così via dicendo, ne facciamo giusto un'altra, quindi conetto, abbiamo detto, petalo, avvolge il tutto che racchiude e poi ancora un altro a seguire. Ecco qua. Ora le lasciamo qui, trasferiamo sull'altro piatto, vediamo se c'è una spugnetta.
Allora, vedete, io qua ne ho preparate, potete prepararle anche prima. Dunque, adesso per trasportarle sulla torta, facciamo che utilizziamo una piccola forchettina, piccola, anche normale, anche perché piccola non le uniamo. Ok, allora, aggiungiamo anche queste da questa parte, ecco qua. Prendiamo magari questa qui e la mettiamo al centro, quindi partiamo dal centro, va bene, e poi a seguire le aggiungiamo in modo da riempire tutta la torta oppure soltanto al centro, a seconda insomma di quanto la volete arricchire. Certo, più roselline ci sono, più facile, cioè più ricca e più impattante diventa la torta. Adesso le mettiamo anche qui, vediamo se riusciamo ad unirla un pochino di più, così riusciamo a farne stare anche una in più. Sì, ce la facciamo. Perché poi volevo inserire anche qualche fogliolina di menta. Adesso vedrete. Ecco qui. Dopo vi faccio vedere, magari ve la inquadro da sopra, così si vede meglio. Ok. Allora, per quanto riguarda la decorazione, questa è troppo grande, non mi piace. Prendiamone una più piccolina, questa qui. Per quanto riguarda, diciamo, la menta, allora, la menta è un elemento che va a profumare ovviamente molto la torta, quindi il consiglio che vi do, innanzitutto, è quella di inserirla proprio all'ultimo, quindi al momento del servizio, per due motivi. Primo, perché se la mettete, tipo, mettiamo caso che l'abbiamo preparata adesso, la mettiamo in frigorifero e la serviamo dopo cena, se mettiamo subito la menta, poi nel tempo si appassisce e comunque sia vi profuma talmente tanto la torta che poi rischia di compromettere un pochino il sapore, quindi è un elemento veramente decorativo da aggiungere proprio prima del servizio. Prendo la menta, ecco qui, adesso cerchiamo di sceglierci magari proprio qualche fogliolina un pochino più graziosa e andiamo proprio a inserirla in mezzo alle roselline. Ecco, magari non dico proprio tutta, vediamo se ce ne sono di un po' più piccoline, magari ne mettiamo giusto qualcuna qua e là. Cosa dite? Vi può piacere? Certo, ecco, anche presentare, diciamo, una torta come regalo è sempre una cosa gradita, tante volte non si sa che cosa regalare, no? Si dice che tutti hanno tutto oramai. Almeno se portiamo una torta è una bella idea regalo, poi se la mangiano e quindi sono contenti tutti. Ecco, continuiamo così, le inseriamo proprio dentro la crema. Caspita, tutte foglie grandi ci sono in questo mazzetto, perché ovviamente bisogna anche rapportarle in base un po' alla misura della torta. Allora vediamo questa qui che ci prende bene il lato. Ecco, si possono usare, vabbè, adesso le fragole oramai sono non è proprio più tanto la stagione, però per dire, anche con ho fatto sempre un post, se avete occasione di buttarci un occhio, con delle roselline di fragole, ecco che allora anche le roselline di fragole magari messe in mezzo alle pesche si fa un bel mazzolino giallo e rosso e fa un po' di effetto colore che non guasta mai, un po' di colore in tavola. Ecco, aggiungiamo giusto l'ultima. Avete visto, veramente in un attimo, insomma, si può preparare qualcosina di decorativo. Eccola qua, perfetto. La nostra torta è terminata. Adesso magari ve la faccio vedere più da vicino. Ecco, ok. Potete decidere anche di mettere qualche fogliolina in mezzo se vi piace. Vediamo che do una lettura. Anna, buonasera. Italo, ciao. Grazie, sei molto gentile. Ciao Antonio. Ok, allora la tortina l'abbiamo fatta, adesso ci resta che metterla in frigo e poi la mangeremo. Quindi io aspetto le vostre foto, spero abbiate voglia di provarla, mi fate sapere se i vostri ospiti l'hanno gradita. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima diretta, buona serata. Ciao a tutti.